Chi si occupa di criminologia, investigazione, intelligence e sicurezza, è molto importante essere efficaci da un punto di vista comunicativo. È importante quindi approfondire alcune tematiche della comunicazione, se vogliamo, di quel tipo di comunicazione che mira ovviamente a un obiettivo, comunicazione quindi strategica. Ogni comunicazione dovrebbe avere un obiettivo. È una cosa che a volte scordiamo. Ci sono però altre cinque leggi fondamentali che dobbiamo considerare e dobbiamo rispettare nella comunicazione strategica. Occorre prendersi cura della comunicazione, comunicare con efficacia, non è un caso. Occorre fare attenzione a tanti aspetti del processo comunicativo. Quindi, numero uno, prendersi cura della comunicazione. La seconda legge fondamentale è che ognuno di noi ha uno stato fisico, fisiologico, funzionale alla comunicazione efficace, quindi ognuno di noi si dovrebbe conoscere come funziona dal punto di vista dell'efficacia comunicativo, perché un modo di gesticolare, una postura, uno stato fisiologico, si dice, a volte anche caratteristiche abbastanza esteriori, estetiche, l'abito, per esempio, l'abbigliamento, gli accessori possono incidere strategicamente sull'efficacia della comunicazione. E questo lo diciamo e viene anche giustificato per intelligenza corporea. Quindi ognuno di noi deve conoscere il suo stato fisiologico funzionale alla comunicazione efficace. Terzo punto fondamentale, tutto ciò che noi non diciamo non rimane in neurologia, quindi tutto ciò che voi non dite nella comunicazione non esiste. Questa è una legge per tirar fuori un poco la nostra assertività, per non lasciare nulla allo scontato, al non detto e quindi all'ambiguità e quindi viene meno in questo senso l'efficacia comunicativa. Non lasciamo nulla di scontato. Diciamo anche cose che magari per noi sono ovvie, ma che in realtà per l'altro possono essere strategiche. Quindi tutto ciò che voi non dite non esiste. Quarta legge fondamentale, la comunicazione verbale è importante. Beh, esiste una linguistica che è una linguistica trasformazionale. Potremmo parlare addirittura di ingegneria linguistica. I termini sono importanti, le frasi sono importanti, le parole creano nuove visioni del mondo, le parole creano cambiamento. Quindi la linguistica di per sé è molto importante. Esistono frasi, metafore, termini che possono cambiare l'esito di una relazione comunicativa, di un rapporto comunicativo. Quinta legge fondamentale: se la comunicazione verbale, la linguistica, i termini, le espressioni sono importanti, il linguaggio non verbale è molto, molto, molto importante. Quindi bisogna essere competenti dal punto di vista non verbale, perché io con le parole posso dire quello che voglio, ma è il mio corpo a dire in fondo la verità e questo diventa alquanto strategico nel settore criminologico e investigativo. Questo è anche un invito alla conoscenza e all'approfondimento di un aspetto importante per chi si vuole poi occupare di criminologia, ovvero approfondire appunto la comunicazione strategica.